Buonasera, buonasera a tutti, amici del Giornale di Roma. Eccoci qui per una nuova trasmissione in diretta, Colpi di Tacco. Abbiamo in collegamento con noi Benedetta Fenili. Buonasera, Benedetta. Ciao, buonasera. Attaccante del Filecchio, campionato di Serie C. Poi abbiamo il dirigente Mauro Padovan del Vicenza, che però vedo con il microfono spento. Adesso eccolo lì, Mauro, perfetto. No, adesso è riandato via il microfono. Eccolo qui. Vabbè, avanti e indietro, il microfono che fa le bizze. Una buona serata, ovviamente, a Mariano Ventrella. Ciao, Mariano. Ciao, buonasera a tutti. Allora, vediamo se Mauro ci sente. Vediamo un po' se riusciamo ad avere anche Mauro con noi. Mauro Padovan, ci sei, Mauro? Ci sei o non? Sì, un pochino. C'è una connessione un po' ballerina, un po' ballerina. Allora, non ti sentiamo, Mauro. Allora, andiamo con Benedetta. Andiamo con Sì, Benedetta. ecco, ci sono. Ci sei, ma non c'è una grande connessione. Siamo in un posto un po' che Sento, fa. ma sento, vediamo se ci vedete. Noi ti sentiamo male, ti sentiamo male. Vediamo un po' se riusciamo a recuperare la cosa. Allora, Benedetta, partiamo con te. Attaccante del Filecchio, Serie C, girone C, tra l'altro, gruppo C. Siete un po' la sorpresa di questo girone, no? Una neopromossa che però insomma sta giocando non da neopromossa, ma da squadra sicuramente di categoria, no? Sì, stiamo facendo bene, stiamo lavorando tanto e i risultati si stanno vedendo. Quindi siamo contente e continuiamo per questa strada sperando di fare un bel cammino, mettiamola così. Sperando di continuare su questa strada, anche perché so che siete a pari punti con l'Arezzo, no? Che è una delle squadre candidate a salire, insomma, almeno tra gli addetti ai lavori, questa è un po' la voce che gira, quindi sicuramente state facendo bene. Io ci provo nuovamente, vediamo se Mauro adesso riusciamo ad averlo con noi, eh? Vediamo un po', ma penso che è un po' difettoso come collegamento. Allora, Mariano, una curiosità, una domanda per Benedetta che insomma, diciamo si sta anche, no? Mettendo in mostra, ha fatto 5 gol, mi sembra, no? In questa stagione. Quindi, insomma, anche un bottino sicuramente importante, 5 gol in 4 partite, devo dire che non è per niente male, no, Mariano? Sì, assolutamente. Volevo chiedere a Benedetta se loro si aspettavano questo inizio così pimpante, se comunque a questo punto possono puntare alla promozione o se volano basso, puntano alla salvezza soltanto. Allora, voliamo basso, nel senso siamo contenti dell'inizio, diciamo. È normale che la nostra, diciamo, il nostro obiettivo intanto è raggiungere i punti della salvezza. Poi, quel che viene dopo è ben accetto, prendiamola così. E ovviamente, come ha detto prima Francesco, siamo sì in testa con la, diciamo, quella più forte. Perché fondamentalmente è così. Noi ci abbiamo giocato già in Coppa Italia ed è una bella squadra, ben organizzata e veramente ha fatto degli acquisti veramente belli. Noi ovviamente facciamo del nostro, come hai detto te, siamo neopromosse, siamo la sorpresa che vediamo. Allora, Facciamo vediamo, che siamo neopromosse, siamo vediamo se adesso abbiamo recuperato un po', la adesso sorpresa, non è perderci. Vediamo se adesso abbiamo recuperato. Dal telefonino di aver recuperato. Oh, perfetto, perfetto. Adesso bisogna. È perfetto così. Allora, Mauro Padovan, dirigente del Vicenza, abbiamo iniziato un pochino parlando di Serie C con Benedetta. Veniamo a te a bomba perché tu mi devi raccontare, Mauro, quello che è accaduto la settimana scorsa, perché noi abbiamo letto una notizia che secondo me è pura follia, quello che vi è accaduto. Vuoi raccontare di persona? No, allora, quello che è successo è niente meno che noi siamo andati giù a giocare col Pomigliano a Napoli e il Pomigliano aveva in atto i protocolli relativi alla Coppa Italia di Serie A, perché come voi sapete
noi abbiamo i protocolli di serie B nazionale, ci sono i protocolli di serie A nazionale, e di conseguenza 5 giorni prima o 7 giorni prima dell'evento le squadre devono tenersi scrupolosamente ai test molecolari. Loro avevano fatto dei test il martedì, hanno fatto i test il venerdì, solamente che a noi ci è stato comunicato il sabato pomeriggio che avevano dei positivi, per cui eravamo già a Napoli, dovevano tornare indietro. Ecco, la cosa che ci preme dire è che ci sono troppi protocolli che noi sappiamo e non sappiamo, perché essendo serie B non siamo tenuti ad avere i tamponi 24 ore 48 prima. Chi affronta la serie A sì, e questo ci ha un po', diciamo, disabilitato, perché non sapevamo, cioè non eravamo proprio a conoscenza di queste cose qua, per cui una uniformità di protocolli dovrebbe esserci, se no noi dobbiamo tornare giù di nuovo. No, ma infatti la follia a cui mi riferivo io non era né del Pomigliano né la vostra, ovviamente, ma quanto proprio di questi protocolli, perché non si sanno realmente le cose come devono essere svolte, come devono essere fatte. Cioè, la follia è però che una società come la vostra, perché poi parliamo di spese anche, no? Perché non è che stiamo parlando... 5-6 mila euro circa. Circa, così, tanto per dire una cifra, tu arrivi lì, non puoi giocare, devi tornare a casa, devi ritornare poi a Pomigliano, perché sicuramente nel momento in cui ci sarà, dovrai tornare, quindi un'altra ulteriore spesa. Io penso che, ecco, sotto questo punto di vista bisognerebbe fare maggiormente attenzione. Capisco che è un momento difficile per tutti, no? Non è che ovviamente ci sono cose semplici, però... su questo bisognerebbe un attimo la cosa, se mi permetti, è che bisognerebbe uniformare tutti i protocolli, certo, sia nel femminile che maschile, perché ti faccio un esempio: se noi siamo collaboriamo, siamo una frangia dell'Anno Rosso Vicenza, anche se non siamo loro, no? Loro per esempio, se trovano una positività all'interno della squadra, se è lo staff si ferma lo staff, se è la squadra si ferma la squadra. Da noi una positività blocca tutto staff e squadra, e dobbiamo aspettare 10 giorni per avere i test negativi all'interno della squadra, e tutti sono in isolamento, però non si capisce bene che tipo di isolamento. È lì la uniformità che dovrebbe esserci per tutti, no? E dopodiché, e dopo 10 giorni facciamo i test pagati da noi. Dopo, se magari c'è un'altra positività dentro, altri 10 giorni fermi. Questo è il problema. Cioè, non c'è una linea guida uguale per tutti. Senti, Benedetta, invece, tornando a te, come state attraversando voi questa situazione, questo momento così delicato, no? Ovviamente non andiamo a parlare di quello che succede nel paese, perché lo sappiamo tutti quanti. Però, ecco, all'interno della vostra società, tra di voi, come state gestendo questa situazione? Sicuramente difficile, non si sa se si gioca, come deve fare. Noi siamo fermi ora, il campionato nostro è sospeso, quindi cioè, ci stiamo allenando, quello ci alleniamo. Ovviamente a gruppi, senza vie, senza cercare di evitare gli assembramenti, facendo varie cose diverse. Però la fortuna che, tra virgolette, ancora riusciamo ad allenarci. Un po' fa strano la maniera, però poi io ora rientro da un infortunio, quindi questa settimana non c'ero mai al campo. Sì, non però... mi riferivo più che alla partita, ovviamente con il campionato fermo, questo da una parte almeno si sa, però ecco, mi riferivo un po' agli allenamenti, al modo di riuscire a fare attività, no? Perché indipendentemente dal fatto che sia sospeso il campionato, comunque un atleta, un giocatore, una giocatrice in questo caso, comunque dovrebbe riuscire ad allenarsi, no? A svolgere regolarmente. Sì. Guarda, ripeto, noi facciamo in questa maniera, speriamo passi il prima possibile e cerchi di ritornare alla normalità, mettiamola così. E questo sicuramente sì. Mauro, anche quello che hai detto, poi andiamo da Mariano, quello che hai detto prima dell'uniformità, anche qui, no? Campionato di Serie C fermo, la Serie B si gioca, però tante partite non si giocano, perché ci sono delle settimane in cui si gioca una partita, due partite. Due partite a giornata.
Ecco, noi abbiamo una trasmissione sulla Roma Calcio Femminile che ha 4 partite, mi sembra, da recuperare. Non sì. vorrei detto, dire una fesseria, sì, 4 partite da recuperare. Cioè, diciamo che è veramente tosta andare avanti così in una fase in cui non si sanno le cose. No, e noi abbiamo fatto una riunione, diciamo, collegiale con tutti quanti le squadre e avevamo posto questo tipo di problema sulle partite non giocate, anche perché non si riesce a capire se le partite che sono state ferme per Covid, quando e come andranno a riproporsi, primo. Dopo noi facciamo sempre i conti con le varie regioni. C'è un'ordinanza, per esempio, qua nel Veneto, che impone che chi entra nel Veneto deve farsi i tamponi 72 ore prima, se no non può entrare. Per cui una squadra che viene anche da Roma, da qualche parte, per accedere ai nostri impianti, seguito compreso, deve farsi i tamponi al giovedì. Per cui un onere molto alto rispetto, anche perché dopo l'USL non è che ci dia i tempi tecnici per fare le partite, perché sono ovviamente al tracollo, e lì dobbiamo andare sul privato, e il privato costa, anche perché la federazione impone i protocolli della federazione, no? La federazione, i protocolli impongono qualcosa di diverso rispetto a un pungidito, diciamo, piuttosto certo. che qualcos'altro. Certo, Mariano, una domanda, una curiosità per Mauro? Sì, certo, volevo chiedere a Mauro, con questa nuova formula della Serie B a 14 squadre, con 4 squadre che retrocedono in Serie C, il campionato è abbastanza coinvolgente, no? Fino all'ultima giornata, perché poi ovviamente 2 ne salgono in Serie A, 4 ne scendono, tutte sono coinvolte, è più appassionante sì. così. Sì, diciamo che come ogni campionato ci sarà quella squadra, diciamo, materasso, piuttosto che quella squadra un po' più con le caratteristiche per andare su, però ovviamente è un campionato molto, molto duro, nel senso, perdi una partita sei giù, fai una partita in più sei su. Noi puntiamo a restare nella categoria perché siamo una squadra abbastanza giovane rispetto alle altre, però diciamo che non è che puntiamo lassù, perché lassù ci sono altre squadre più attrezzate di noi. Però ecco. Ce la giochiamo. Ecco, il problema è sul Covid, che nelle ultime 4 giornate ci sono giocate solo 6 partite, per cui quando andremo a fare i recuperi è lì il discorso che cambierà molto sull'assetto anche delle classifiche. Io non so com'è la vostra realtà, però solitamente nei campionati tra virgolette più bassi, quindi non parliamo della Serie A, parliamo di B o di C, dove gioca Benedetta, sicuramente le giocatrici magari fanno anche altro, no? Lavorano, dover recuperare tante partite, dover cercare in mezzo alla settimana di fare trasferte impegnative. Voi siete stati la settimana scorsa da Vicenza a Pomigliano, tanto per fare un esempio. Anche questo incide, no? Perché poi sono sacrifici che veramente uno fa per passione, però diventano poi complicati, no? da realizzare, Mauro. Sì, no, allora il discorso è che noi abbiamo tutte ragazze che giocano o studiano, per cui non è che abbiamo gente pagata per fare il gioco del calcio. L'unica cosa che diamo loro è chi proviene da distante, magari ha un rimborso spese sulla benzina. Ovviamente se ci piazzano qualche partita il mercoledì durante la settimana, noi ci creerebbe grossi problemi, perché se dobbiamo ritornare a Pomigliano, dobbiamo partire un giorno prima e restare un giorno dopo, sono 3 giorni di ferie, di non pagate robe, per cui è un problema per noi, come cioè siamo a livello professionistico, ma siamo dilettanti vero, proprio come una Serie C, come eravamo l'anno certo. scorso. Certo. Non è che ci creano problemi. No, assolutamente, ci creano dei problemi magistrali, sicuramente. Allora, Mauro, noi ti ringraziamo per essere stato con noi. Magari più avanti, come ci saranno novità, speriamo importanti e positive, ti ricontattiamo e vediamo di saperne di più. Noi pensiamo che se questa tornata qua di campionato di giornate è come le ultime 4, probabilmente la federazione prenderà dei provvedimenti riguardo o all'annullamento, cioè diciamo una sospensione
perché al limite, siccome il campionato finisce il 29 di maggio, si può recuperare in giugno-luglio, sempre che Covid permettendo. Certo. Ciao Mauro, grazie. Grazie a voi, arrivederci. Grazie della trasmissione. Grazie, grazie a Mauro Padovan del Vicenza. Nel frattempo Benedetta inizia ad avere i suoi tifosi al seguito. C'è Elisa che dice Benedetta finito il bomber number one. C'è Elisa Marchetti, Bib alza questo share, e quindi iniziano ad arrivare i primi commenti per te. Io saluto invece intanto anche ovviamente Andrea Pezzi, Daniela Rami, Daniele Toma e tutti quelli che ci stanno seguendo. Allora, abbiamo qualche foto, Benedetta, da far vedere, da mostrare. Qui che, dove eravate? Qui? Nello spogliatoio? Qui era prima? Dopo, era la prima partita di campionato. Sera a Spoleto. Quindi dopo una vittoria, perché avete vinto tutti, sì. 4-4, quindi vado facile, insomma, esatto. Non posso sbagliare. Esatto, questo punto. Esatto. E qui invece? Qui è l'ultima, contro la Roma 14, se non sbaglio. Sì, sì. Quindi l'ultima giocata. Cioè l'ultima, esatto. Adesso insomma l'ultima, sì. Prima della somma, perfetto, perfetto, quindi altra, sì. Altra vittoria. Qui è una foto di squadra dove, sì, che si vede dietro, che c'è dietro come sfondo, che cos'è? Abbiamo, è bloccata? Cioè, si è fermata pure Benedetta, come, e diventa è difficile Mariano oggi con ste dirette comunque Vincenzo Orlando, buonasera Vincenzo, forza Cesena, complimenti per la diretta. Poi avremo anche il Cesena, è vero Mariano, nelle prossime sì, avremo come ospite il portiere del Cesena Pignagnoli. Ecco, vedi, quindi sicuramente Vincenzo seguici, perché nelle prossime trasmissioni avremo anche da parlare di voi. Mariano, iniziamo a parlare invece anche di nazionale, in attesa di recuperare Benedetta, perché il primo si gioca, no, questo Danimarca-Italia, esattamente. Una partita complicata, difficile. L'Italia ha già perso contro la Danimarca ad Empoli in casa, ma ad ogni buon conto deve fare tutto il possibile per poter comunque sperare di arrivare tra le migliori seconde, perché ricordiamoci che le prime passano direttamente all'europeo, mentre le tre migliori seconde accedono ugualmente in maniera diretta, e invece le altre giocherebbero le gare spareggio playoff. Allora, nel frattempo, abbiamo recuperato Benedetta, che ci ha fatto alzare talmente tanto lo share che è cascata lei, quindi è stata una cosa diretta proprio, no? Pronti via, boom, a terra, anche perché non ti sentivo commentare, ti avevo chiesto dove eravate in questa foto. Qui eravamo su al Duomo di Barga, da noi, che si è fatto un servizio fotografico prima di iniziare la stagione. E infatti vedevo lo sfondo veramente molto, 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 sì. Bello, quindi sì, sicuramente sì. Sicuramente sì. E qui stavi festeggiando un gol. Sì, alla fine, no, era la fine, cioè festeggiavo, ma il gol della mia compagna qui. Se non mi ricordo male, sì. Bene, bene, bene. Qui è in azione di gioco, ovviamente. E qui siamo su un altro invece spogliatoio, un'altra vittoria. Qui si giocava, sì, contro la Polisportiva La Cella, in casa, a Balga, qui eravamo. Sì. Ah, questa è in casa, questa è quindi lo spogliatoio, sì. Lo spogliatoio in casa. Perfetto. Sì. E qui invece... Questa è la vittoria sul campo noioso dello Iesi. Che è stata una bella partita, sì. Com'è stata sta partita? Che ha detto perché comunque è una squadra che è già qualche anno che è in categoria, quindi per noi già era uno scontro che comunque non sapevamo a cosa andavamo incontro, cioè ben formata, comunque abituata al campionato, noi il primo anno, quindi le squadre che avevamo visto prima erano tutte quelle neopromosse, sì. Quindi è stata una partita un pochino più anche da noi impegnativa. Poi il campo comunque dello Iesi è sempre stato, io comunque è un po' che giro che ho giocato, avevo già giocato anni fa, e sono sempre state una squadra rognosa, no? Quindi certo. Questo intendevo dire. Bella soddisfazione, no? Ecco, sotto questo punto di vista. Mariano, certo. Hai una curiosità, avendo visto queste
queste immagini, avendo sentito Benedetta comunque raccontare, ecco, come dicevamo prima, di una squadra neopromossa, ma che di neopromossa ha solamente il nome, se vogliamo, no? Perché invece in campo, certo, si sta confermando veramente grande, grande realtà. Assolutamente sì. Volevo chiedere a Benedetta, qual era per loro la gara più attesa, il derby più sentito, quello con la Pistoiese, con l'Arezzo oppure con altre squadre magari che non ci sono nel girone? Vabbè, è normale che comunque il derby si intende quelli che sono nella nostra regione, quindi sì. Pistoia e Arezzo. Però siamo curiose anche di affrontare comunque una Torres, che anche questa è da prima della classe, comunque una bella squadra. Però sì, diciamo quella un pochino più sentita è Arezzo-Pistoia, diciamo così. E questi i due derby, diciamo. Esatto. I due derby un po' più accesi. Ci abbiamo già giocato contro in Coppa, quindi dai. Però è vero, perché tra l'altro nel momento in cui si poteva giocare c'era anche questa Coppa che era iniziata, no? Io lo dico perché noi avremo, poi ne approfitto perché tra una ventina di minuti circa, anzi alle 18 in realtà, andrà in onda il programma sulla RES Roma e ovviamente anche la RES, fermo ovviamente con la Serie C, tutta la Serie C bloccata, si era anche lì iniziati, no? Si erano iniziati i vari campionati, la Coppa Italia, e poi sentiremo più avanti quello che ci sarà da dire. Elena Manganiello, ma lei è il bomber umile? Qui adesso che gli rispondiamo, vediamo, perché poi devi sapere, Mariano, che Benedetta ha detto, no, all'inizio extra trasmissione, dice, ma sai, non mi mette in difficoltà perché qua, e qui c'ha poi voglio dire i vari messaggi che gli arrivano e che loro stessi la mettono in qualche modo, sono le mie compagni di squadra, ma sto bomber umile com'è sto? Anche perché prima gli ha detto che hai festeggiato il gol della tua compagna, quindi ovviamente Elena... Il suo! Era lei? Era lei, Ma vedi? Quindi questo è sicuramente importante. Questo è sicuramente importante. Allora, facciamo un attimo, abbiamo iniziato un piccolo passo invece con Mariano prima, e io sono la sua sister, ci dice Arito. Allora, con Mariano prima abbiamo iniziato un pochino il discorso sulla nazionale, no? Perché il primo, sì, la nazionale va a giocare in Danimarca, sicuramente il calcio femminile sta, meno male, aggiungo io, facendo dei passi in avanti, no? Di visibilità, che non è più il suo orticello, ma iniziamo a vedere partite anche su Sky, sulla Rai, attraverso la Serie A, attraverso la nazionale. Volevo sapere da te, Benedetta, cosa ne pensavi a riguardo, cioè sei contenta, perché tu è un po' di anni che giochi, hai detto anche prima, no? Diverse le partite, diversi campi, ecco, il calcio femminile esisteva anche prima, non è che adesso tutta un botto, pronti via, c'è sto calcio femminile che è esploso, no? Ti fa più rabbia questo perché in passato i sacrifici l'avete sempre fatti nonostante tutto e il calcio femminile non era mai stato messo in mostra? Oppure sei contenta che, ecco, meno male, tardi, magari un po' tardi, ma qualcuno se n'è accorto. Ecco, la tua idea a riguardo. No, diciamo che sì, quando io ho intrapreso il calcio femminile non era ancora così. Io sono solamente contenta che sia venuto fuori, perché l'impegno che ci mettiamo noi ragazze e i sacrifici che facciamo sono veramente infiniti. Come dicevate anche prima, siamo tutte ragazze, la maggior parte, che lavorano o studiano, quindi per noi questa è pura passione, e vedere che questa passione sta venendo fuori e tanti italiani se ne stanno innamorando è solamente bello. Quindi io sono solamente contenta per il futuro che ci possono essere, che ci può essere per le ragazze comunque che possono incominciare ora, e spero che vada sempre a crescere, a migliorare. Questo sicuro. Questo c'è. Mariano, la tua idea a riguardo, no? Cioè questo movimento che finalmente, ecco, esce dal suo orticello, o quantomeno sta iniziando, ecco, ad uscire dal suo orticello, perché come ha detto giustamente Benedetta, qui parliamo di,
di passione, di sacrifici, non è sicuramente che uno lo fa per lavoro o per guadagno, no? Quindi questa è la cosa principale. Sì, un movimento che sta crescendo via via nel tempo. Io comunque mi auguro che rimanga comunque quella spontaneità, quella genuinità tipica del calcio femminile, perché ovviamente non dobbiamo prendere i difetti del calcio maschile, perché spesso noto che le calciatrici, ovviamente su ordine delle società, quando arrivano a certi livelli diventano irraggiungibili anche nelle interviste, diventano un po' preziose. Questo è un male comunque per il movimento. Invece il fatto di poterle contattare tranquillamente, di poter avere anche un rapporto familiare diretto, è una caratteristica che distingue il calcio femminile dal calcio maschile. È un calcio sicuramente più umano, più genuino, più trasparente, dove si lotta e si gioca per pura passione, dove non si è condizionati dal dio denaro. Ovviamente è questo il bello che deve restare, quindi mi auguro che comunque non ci sia troppa ingerenza del maschile, quindi ci può essere questa contaminazione che secondo me potrebbe portare a, insomma, conseguenze non proprio positive per il movimento. Allora, io ricordo, perché ovviamente la pagina del Giornale di Roma, la diretta parte dalla pagina del Giornale di Roma, poi noi abbiamo diverse condivisioni, quindi chi ci scrive sulle pagine condivise non arrivano ovviamente i messaggi in diretta, quindi io vi prego di scrivere sulla pagina del giornale in maniera tale che li possiamo sia far vedere che discutere con Benedetta, con Mariano. Ti leggo, giustamente Ilenia. Ilenia ce l'ha con te però, che dice Ilenia Amato, Fenili sorridi, che non sorride mai. Allora no, invece sull'altra pagina mi dicono, Benedetta, c'è una partita che ricordi con maggiore piacere? Tra quelle giocate ovviamente, anche perché se non so giocate la vedo dura. Insomma. Vabbè, io ti dico, guarda, ti ne metto una successa l'anno scorso, mettiamola così. Dai, diciamo quando si è fatto la vittoria a Montevarchi, dove abbiamo superato loro, siamo andate prime e di lì non ci siamo più schiodate, perché si è vinto il campionato, poi vinto, nel senso è stato sospeso il tutto fermato, noi eravamo prime e con 9 punti di distacco dalla seconda e ci siamo promossi noi, però quella è stata la partita bella, perché poi io segnai 3 gol. Fu proprio tutto, la preparazione per la partita della settimana, tutto proprio bello. E quindi sì, questa è una delle più belle partite, diciamo. Allora, Francesco dice pochi complimenti. È mister. E poi Giulia. È mister lui. E Giulia che dice tu sai, quindi. Grande Borgo. E che sa, adesso ce la spieghi questa. Questa no. Ah, è una cosa nostra. Una cosa vostra. Un saluto quindi a Francesco Passini, al mister della squadra, ovviamente. Mariano, visto che stavi per intervenire, volevi dire qualcosa? Non so se ti ho bloccato io oppure. No, niente, volevo chiedere comunque a Benedetta se comunque oltre alla Torres pensa che il Bologna, l'Arezzo, comunque i Riccione possano giocarsi la propria promozione. Quali sono le squadre che vede favorite? E allora io le favorite sulla carta, io ti dico Arezzo e Torres. In Bologna sulla no. Carta. Poi io ancora non ci ho giocato contro, quindi ti dico. Certo. Però sulla carta Arezzo e Torres. Hai capito che paraventa, il filecchio non lo dice lei. sta buona lì, non è? Dice che sta lì tranquilla, non dice niente. Cioè noi arriviamo, noi piano piano, noi non ci arriva nessuno. No, arriviamo... Noi appunto, umiltà, noi siamo umili, si vola basso, con calma, non ci montiamo la testa come ha detto il mister, passo dopo passo, no, settimana non ha detto dopo settimana. Che non vi dovete montare la testa, ha detto che non ti devi montare la testa. È diverso, è differente la situazione. Allora mister, mi sopporta tanto per quella persona. Quindi, lo immagino. Sì, sì. Allora, ecco Lisa che ci dice noi umili e poi trattori. Su questo sono particolarmente d'accordo. Perché il trattore è perché l'anno scorso si era chiesto, essendo noi siamo in Media Valle, no? Filecchio, uh-huh. È Fornaci, sì. Insomma,
E quindi si era chiesto al nostro vice, al nostro presidente, se ci faceva fare il carosello col trattore, se se la si vinceva il campionato. E quindi è successo. Abbiamo fatto questo piccolo carosello in paese col trattore e quindi è rimasto un po' bello. Molto, 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 molto carino, devo dire. Sì, vabbè, è significativo della nostra zona, mettiamola così. Allora, tra l'altro abbiamo un video che adesso vi faccio vedere di un gol fatto, perché poi devi sapere, Mariano, perché ho chiesto a Benedetta, dico, mi mandi qualche video? Mi ha mandato dei video, mi ha detto, sono stata brava, però ci sono dei video che o pia il palo, o la traversa, o la palla, cioè, non c'è un gol. Nel senso non è vero, che... dai, non è vero. Andiamo a vedere questo video. Qui avevi preso il palo, però. Sì, qui ho preso il palo. Il gol dell'1-1 contro Iesi è stato. Poi io ho fatto il 2-1. Proprio, guarda, gioca proprio per la squadra, sta ragazza. Visto? E lei ha voluto far segnare la compagna. Ha detto, tanto lo facciamo, quindi non lo faccio io, lo facciamo fare alla compagna. Adesso vediamo quest'altro video, perché ha detto che sono tutti gol. Vediamo un po'. Dai! Mo, qua palo gol, interno. Non è stato il gol qua. Qui ho visto un palo pieno e non ho visto il pallone finire in porta. Però vabbè, questa... Vabbè, io ti ho mandato un po' quel che ci poteva avere di queste partite. Beh, non male, si è giocato con 4 partite, quindi non è che... Quindi ci ha mandato, Mariano ha fatto 5 gol in 4 partite. In 4 gare, beta, a quante reti punti quest'anno? Allora, una scommessa ce l'ho col mister. Sì. E quella non si può dire. No. Quella non si dice, che quella non te la farei dire neanche io, perché è scaramanzia, effettivamente. Quello, hai veramente ragione. Allora, andiamo a vedere invece questo che dovrebbe sulla carta forse essere un gol di Benedetta. Ah. Io non la voglio. Oh, allora, palla entrata, questa c'è stata un po' di attesa sì, va bene, però è entrata. È stato, guarda, in quella punizione lì c'è stato tipo la palla è passata in mezzo a 3-4 giocatori, in mezzo alle gambe, cioè roba che, cioè, difficile che possa succedere, a noi è successo. Quindi, meno male, così è andata. Siamo originali, no? Decisamente. Vai, Mariano. Banali. No, mai, no. Ovviamente. Che stile, dice Lisa, guarda. Che stile, no. Che stile. Allora veniamo un pochino invece alla nazionale, perché il primo ci sarà la partita contro la Danimarca, ne abbiamo iniziato a parlare prima, poi ci siamo interrotti per tornare a raccontare di questi gol. E ti chiedo, insomma, ecco, la nazionale italiana, il mondiale ha sicuramente fatto il boom, ha fatto crescere questo movimento. A che livello, secondo te, Benedetta, siamo arrivati? Benedetta, Mariano, tutte e due, siamo arrivati? Perché, insomma, mi sembra che piano piano ci stiamo avvicinando a fatica, ma ci stiamo avvicinando alle migliori d'Europa, ecco. Beh, io dico la mia breve. Secondo me stanno lavorando bene, piano piano, anche lì. Passo dopo passo, non facciamoci, cioè, capito, non creiamo tanto. Abbiamo fatto la sorpresa al mondiale, ora vediamo, stanno lavorando bene, quindi fiducia. Diciamo come prima, umili e poi trattore, successivamente daremo... Io sono fiduciosa, anche, così. No, io sono d'accordo con te. Mariano? Sì, abbiamo buone possibilità di qualificarci, perché comunque giocheremo contro la Danimarca già qualificata come prima, e abbiamo un girone non trascendentale, sinceramente, con Bosnia, Israele, Malta e Georgia, quindi possiamo arrivare tra le tre migliori seconde e qualificarci direttamente all'Europeo
inglese, quindi siamo sicuramente seconde, però non sappiamo se arriveremo tra le migliori oppure se ci toccherà fare lo spareggio. Comunque sono fiducioso, il gruppo è ben collaudato, è solido, c'è il gruppo della Juventus, quindi che si conosce a memoria, giocano insieme da tanti anni, quindi hanno buone possibilità di arrivare comunque fino in fondo sicuramente. Quello sicuramente sì. Beh, io penso che comunque l'Italia, adesso vado così a memoria, tranne con la Danimarca mi sembra che l'abbia vinte tutte le altre, no? Sì. E tu praticamente vinci tutte le partite e perdi solo con la Danimarca, secondo me tra le migliori seconde ci dovresti essere, insomma, no? In una classifica, insomma, quindi ci dovremmo stare. Per quanto riguarda invece la Serie A, Benedetta, come la vedi? Segui un pochino anche il campionato della Serie A? Sì, un pochino la seguo, sì. Ecco, che cosa ti senti di dire? Cioè, la secondo Juventus... me quest'anno la sorpresa è stato il Sassuolo, quest'anno. Non penso che poca gente si aspettava questo inizio campionato. E poi vabbè, Juve, Milan, la Juve 8 su 8, non si può di niente. Quindi secondo me è un bel campionato, dai. No, ci possono far divertire tanto, secondo me. Questo sicuramente sì. Allora, prima di andare con i saluti, abbiamo una clip sulle partite di questa ottava giornata di Serie A. L'andiamo a vedere, così almeno facciamo anche il resoconto della giornata e magari commentiamo in maniera rapida alcune partite. Vediamo la clip. L'ottava giornata del massimo campionato femminile parte da Empoli con lo scontro tra le Toscane e l'Inter. Dopo un primo tempo equilibrato ma senza grandi emozioni, la partita si accende nella ripresa. Nerazzurro in vantaggio al 51esimo con Marinelli, pronto però arriva il pareggio dell'Empoli. All'ottavo con il calcio di rigore di Prugna che fissa il punteggio sul definitivo 1-1. La Fiorentina continua la sua risalita in classifica ed espugna 2-0 il campo del Bari. Il vantaggio arriva all'ottavo con Quinn, poi al 33esimo la solita Daniela Sabatino mette a segno la rete della tranquillità per la squadra viola. Ottava vittoria della Juventus in altrettante partite. Le ragazze di Rita Guarino chiudono però il primo tempo in svantaggio a San Gimignano contro un'ottima Florenzia, in gol al 44esimo con Wagner. Nella ripresa le bianconere tornano in campo con i giusti stimoli e ribaltano la partita in appena 3 minuti. Al 54esimo trovano il pareggio con Caruso e 3 minuti dopo il gol vittoria, quello del 2-1 con un calcio di rigore messo a segno da Girelli. Nel lunch match della domenica, gara senza reti tra San Marino e Napoli. Le due compagini provano a vincere la loro prima partita in Serie A, ma nonostante un calcio di rigore assegnato nel primo tempo a San Marino, non riescono a superarsi. E comunque il primo punto stagionale, conquistato dal Napoli, che inizia a muovere la classifica. Nel big match dell'ottava giornata, andato in scena a Vismara, il Milan batte la Roma di misura grazie ad un calcio di rigore al 70esimo di Giacinti. La partita però, giocata molto bene anche dalla squadra giallorossa, è stata condizionata all'inizio ripresa dall'espulsione del portiere Baldi, avvenuta per un'interpretazione del nuovo regolamento da parte dell'arbitro. Da segnalare nel Milan l'esordio della fuoriclasse spagnola Buquete. Il Sassuolo, dopo la sconfitta contro la Juventus, riprende la sua marcia, battendo il Verona con un secco 4-1. Le neroverdi chiudono il primo tempo in vantaggio con la rete al 16esimo di Dubkova, che si ripete mettendo a segno la sua doppietta personale ad inizio ripresa. Al 56esimo, un rigore di Pavaleo rimette in gara le scaligere, ma le ragazze di Piovani in 8 minuti la chiudono definitivamente, prima con Pirone e poi grazie al rigore della stellina Bugeia. Dopo 8 giornate la classifica recita: Juventus 24, Milan 21, Sassuolo 19, Empoli e Fiorentina 13, Roma 12, Inter 11, Florenzia 9, Verona 7, San Marino 5, Bari 3 e Napoli 1 punto. E allora, questa era la clip. Allora, detto della Juventus 8 su 8, come diceva Benedetta prima, Mariano, qual è stata la partita che ti ha fatto un pochino più, che ti ha colpito un pochino di più di questa ottava giornata? Sicuramente la gara della Juventus. La Juventus ancora una volta squadra cinica, concreta, spietata. Primo tempo sotto tono, in svantaggio di una rete, poi nel secondo tempo ribalta il risultato, anche se è stata avvantaggiata da un rigorino concesso a Girelli, un calcio di rigore abbastanza dubbio,
Non di buon conto, la squadra ha meritato di vincere. Poi voglio anche precisare che Bonansea non è più la trascinatrice dello scorso anno, per la seconda volta consecutiva, infatti, è stata sostituita a inizio del secondo tempo. Quindi la squadra comunque ha dimostrato di avere dei forti rincalzi anche in panchina, una panchina lunga che ovviamente dimostra la solidità della squadra. Il campionato comunque è spaccato perché ci sono solo tre squadre che possono lottare per il vertice, Juventus, Milan e Sassuolo, le altre sono tutte tagliate fuori a mio parere. Il Milan vince grazie a un calcio di rigore, il Sassuolo ha vinto 4-1 facilmente con l'Hellas Verona, e quindi se la giocheranno loro tre, perché le altre sono abbastanza indietro. Allora, Alessandra ci dice complimenti per la clip, ha sintetizzato un po' il tutto. Io ricordo che a breve alle 6, alle 18 ci sarà la trasmissione sulla RES Roma e questa sera alle 21.30 invece c'è la trasmissione sulla S Roma, prima squadra e primavera, quindi alle 21.30 quest'altra trasmissione. Allora, siamo giunti in chiusura, ringraziamo Benedetta per essere stata con noi. Grazie a voi. E tutti i messaggi che ti sono arrivati. Grazie mille. E ovviamente ringraziamo anche la squadra del Filecchio. E, Mariano, un salutone anche a te e grazie. Grazie a te, Francesco. Ciao a tutti e appuntamento a tra pochissimo con un saluto a Lara Erika Marchetti, grandissima bene, in extremis ti ha salutato anche lei. E appunto tra pochissimo trasmissione con la RES Roma, Fabrizio Baldovini, Marco Gialluridi e vedremo chi saranno gli ospiti in trasmissione, non sveliamo niente. Ciao a tutti, alla prossima settimana.